La solenne cerimonia di commemorazione degli ebrei arcensi deportati ad Auschwitz e del cittadino onorario di Arco Leo Zelikowski, sopravvissuto alla Shoah, si è svolta oggi al monumento a loro dedicato, ai giardini di via Bruno Galas, con inizio alle 17, e con la partecipazione della storica Maria Luisa Crosina. Erano presenti il sindaco Alessandro Betta e le rappresentanze della giunta e del consiglio comunale, delle forze dell'ordine, delle associazioni combattentistiche ed arma, oltre al gruppo alpini di Arco e al nucleo volontari alpini Alto Garda e Ledro. La marcia della pace è partita alle 17:30 dal monumento, ha percorso un tratto del centro storico, passando attorno alla chiesa collegiata, per concludersi all'oratorio San Gabriele, dove l'associazione Noi Oratorio ha offerto spuntino a tutti i partecipanti. È importante che vi partecipino i bambini. È il secondo anno che noi abbiamo qui questo coro di piccoli. Vedete, bambini? Voi siete fortunati, potete cantare la canzone che cantate, liberi. Ci sono stati altri bambini che non hanno potuto farlo. Alpini, attenti! Invito i bambini del Garda Scuola a venire qui per le loro letture. Per ricordare, tante, troppe cose l'uomo non deve dimenticare, per non dimenticare la Shoah, per non dimenticare il fratello negro, schiavizzato, torturato, martoriato, per non dimenticare la crudeltà dei cuori, per non dimenticare il pianto innocente di un bimbo tra braccia tenere e inerti, per non dimenticare lo sguardo della sofferenza, per non dimenticare il vuoto dell'ignoranza, l'arroganza delle serpi. Troppo l'uomo da ricordare, per non riviverlo, per non farlo rivivere, per non ricreare l'inferno, né alimentarne le fiamme. Furore del delitto, terrore della mente, ubriacatura del potere, miseria avvilente, paura di essere. Troppo l'uomo da disseppellire, da riportare in vita da una morte ingiusta. La dignità, il rispetto, l'amore, la fierezza di essere uomini. Dite, è faticoso frequentare i bambini. Avete ragione. Poi aggiungete, perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, inchinarsi, curvarsi, farsi piccoli. Ora avete torto. Non è questo che più stanca, è piuttosto il fatto di essere obbligati ad innalzarsi fino all'altezza dei loro sentimenti, tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi per non ferirli. Janusz Korczak, medico, educatore morto a Treblinka con i bambini del ghetto. Lo, 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 ira, ra.
bravi.